Ciao bellissimi! E nel video di oggi ho provato a farmi uno chignon da ballerina con scarsissimi risultati, perché oggi vi racconto della mia esperienza alla Scala di Milano a vedere lo Schiaccianoci. Infatti, Intesa San Paolo mi ha invitato a scoprire il suo progetto Sharing Arts, che è l'hashtag con cui promuove le iniziative legate alla cultura e all'arte. In questo caso il focus del progetto era sulla Scala Under 30, che è uno dei vari progetti che portano avanti, che appunto ha l'intento di avvicinare i giovani al teatro o al balletto in questo caso. Ma in generale Intesa San Paolo sicuramente la conoscerete per Sharing Music con X Factor o all'interno di altri progetti culturali come Book City o il Salone del Mobile. E quando mi ha proposto appunto di andare a scoprire lo Schiaccianoci, la Scala, che era un luogo di Milano in cui non ero ancora mai stata, ovviamente ho detto di sì, ero esaltatissima. La serata è iniziata in realtà alle Gallerie d'Italia, che è una delle gallerie della rete della banca, in cui anche lì di nuovo non ero mai stata e sono rimasta senza fiato perché è semplicemente splendida. Tra l'altro tutto era incentrato un po' sulla magia del Natale, perché lo Schiaccianoci in sé è ambientato in un mondo abbastanza fatato natalizio, ma in più c'erano alberi, c'erano tutte le luminarie, le decorazioni, gli alberi di Natale, ed era un'atmosfera bellissima, quindi vi consiglio di andarci anche durante questo periodo. Nell'intermezzo tra l'anticipazione e la spiegazione del balletto dello Schiaccianoci e l'effettivo spettacolo siamo andati a dare un'occhiata velocissima a quella che è la mostra sul romanticismo, che potete trovare adesso appunto alle Gallerie d'Italia. Contiene quadri di Friedrich, di Hayez, alcuni esempi del Grand Tour, una quantità di quadri veramente ampissima e di un livello altissimo. Mi sono assolutamente innamorata, inoltre la ragazza che ci ha fatto da guida era bravissima, per quanto breve appunto questa visita è stata assolutamente fulminante, sicuramente tornerò a vedermela con più calma poi più avanti, magari vi porterò con me anche lì. Intanto io vi consiglio vivamente di andarci perché è organizzata benissimo, quando ho visto il Grand Tour, alcuni esempi di Grand Tour che non credo di aver mai visto dal vivo, avevo gli occhietti a cuore. Prima però abbiamo avuto l'incredibile possibilità di avere un'introduzione dettagliata a ciò che è stato lo Schiaccianoci come spettacolo in generale e a quello che è per la versione della Scala di Milano. Francesca Pedroni a tenere lo speech, oppure la spiegazione come dir si voglia, appunto sull'argomento. Lei è una docente della storia della danza all'Accademia della Scala e oltre ad essere una donna incredibilmente elegante è stata assolutamente affascinante anche nei contenuti. Purtroppo non posso farvi vedere tutte le riprese che ho fatto perché su alcune cose ci sono il copyright, però in generale alcuni segreti dello Schiaccianoci che vi ho condiviso anche nelle storie di Instagram e che mi hanno affascinato di più sono il fatto che questo Schiaccianoci proposto dalla Scala è quello di Balanchine. Balanchine aveva un budget di 40.000 dollari mi pare e ne spese 25.000, quindi in più della metà esclusivamente per l'albero. L'albero che è uno dei punti focali della prima parte dello spettacolo, che è stata una delle mie scene preferite perché la Scala ha riproposto questa tipologia di scenografia in cui l'albero a un certo punto cresce, diventa semplicemente enorme, bellissimo, è stato spettacolare e mi ha lasciato assolutamente senza fiato. Inoltre ovviamente c'è anche un consiglio di lettura perché abbiamo inserito tutto e lo Schiaccianoci è nell'immaginario di tutti, costantemente tutti sappiamo cos'è lo Schiaccianoci, ma in pochissimi hanno effettivamente letto il romanzo da cui è tratto lo spettacolo o le riproduzioni cinematografiche, che è Lo Schiaccianoci, il re dei topi di Hoffman, e quindi ovviamente subito consiglio di lettura, penso che lo comprerò a breve. Ci è stato spiegato tutto il processo che ha portato alla creazione dei costumi, dei vari dolciumi, perché lo Schiaccianoci ha un'ambientazione di fiaba in cui i dolci accompagnano buona parte delle scenografie. Dopo questa meravigliosa spiegazione siamo andati effettivamente alla Scala a vedere lo Schiaccianoci. A parte la Scala, cioè partiamo dalle basi, la Scala. Non ero mai stata in un teatro così importante e sono rimasta senza parole per un po' di minuti una volta entrata perché è semplicemente bellissima. Tutto il teatro era pieno di ragazzi giovanissimi, tra l'altro una ragazza che mi ha colpito moltissimo era sulle balconate ed era appoggiata così sul bordo che guardava il palco è stato bellissimo perché lo Schiaccianoci vuole farci ritornare tutti un po' bambini.
E quell'immagine lì era, secondo me, era tenerissima, niente, mi aveva colpito perché era esattamente al limite del mio campo visivo. Purtroppo non vi posso far vedere immagini dello spettacolo perché la scala ci ha chiesto appunto di non riprenderlo. Vi posso assicurare che era bellissimo. Io non sono particolarmente ferrato sul teatro né sui balletti in particolare. Andavo molto di più quando ero al liceo, ma comunque è un medium artistico, è un campo dell'arte in cui non mi sono mai specializzata e che non ho mai affrontato, ma una volta lì dentro, vedendo questi costumi meravigliosi, queste scenografie che veramente tolgono il fiato, personalmente la mia preferita, oltre alla scena dell'albero, è stata quella del bosco innevato, quasi commovente. È proprio una storia, cioè so che può sembrare abbastanza ingenuo, ma era proprio una storia raccontata attraverso i movimenti del corpo, che è la base del ballo, Giulia. Però erano tantissimi anni che non andavo a vedere un balletto e mi ero quasi scordata la magia che può creare appunto una danza. E io vi consiglio vivamente di andare a vederlo Schiaccianoci, anche perché è molto molto natalizio, come ho detto, quindi è molto in tema, ma sia per vedere effettivamente la scala, sia per entrare un po' in questo mondo magico che forse ci eravamo un po' dimenticati. Spero che questa esperienza e questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!